Giuseppe Lucchese Miccichè, noto come Occhi di Ghiaccio. Vi do il benvenuto sul mio canale e vi invito ad iscrivervi se ancora non lo avete fatto. In questo video vi parlo del boss dei ciaculli e killer infallibile degli anni 80 e 90, Giuseppe Lucchese. È stato uno dei più spietati mafiosi italiani. Nato a Palermo, appartenente alla famiglia di Brancaccio, diventa uno dei fedelissimi dei corleonesi di Totò Riina. Infatti, secondo i pentiti, Lucchiseddu era uno dei più feroci killer degli anni 80, con un curriculum di tutto rispetto già a 20 anni, quando è stato inserito nella squadra della morte di Riina e Provenzano. Partecipa alla mega rapina da 15 miliardi di lire al Banco di Sicilia nel 1983. Uccide, insieme a Vincenzo Puccio, il boss Pino Greco Scarpuzzetta nel 1985, diventando il vicecapo di Puccio. Esecutore materiale dei Fratelli di Piazza, in Piazza Sant'Anna. Lucchese è stato condannato all'ergastolo e detenuto a regime del 41 bis nelle carceri di massima sicurezza. Gli vengono imputati quasi 20 omicidi, partecipando a quelli dei boss palermitani Stefano Bontade, il principe di Villa Grazia, del boss Salvatore Inzerillo di Passo di Rigano, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del politico del Partito Comunista Pio La Torre, del vice brigadiere Antonino Borraffato, del vice questore Ninni Cassarà, del commissario Peppe Montana. Il pentito Vincenzo Sinagra lo identifica esecutore materiale dell'omicidio del boss di Roccella, Giuseppe Abbate, esecutore della strage di Bagheria delle donne del pentito Francesco Marino Mannoia nel novembre del 1989. È stato arrestato il 1 aprile del 1990. Nella cantina sotto casa gli furono trovati 11 miliardi in contanti e numerose armi. Un killer spietato che ha lasciato una scia di sangue e terrore nella città di Palermo. È stato arrestato dopo 9 anni di latitanza. Giuseppe Lucchese, soprannominato Lucchiseddu, è stato uno dei sicari più letali di Cosa Nostra, con una lunga lista di vittime tra boss rivali, generali, trafficanti e persino poliziotti. Ha preso il posto di Michele Greco, il Papa, passando dall'uccisione del suo boss e amico Pino Greco Scarpuzzetta, con l'aiuto dell'altro loro amico Vincenzo Puccio, dove Puccio prese le redini del mandamento e Lucchiseddu fu nominato vicecapo. Poi, con l'arresto di Puccio l'anno successivo, del mandamento se ne comincia ad occupare lui stesso e con il passare del tempo prende ordini solo dal capo dei capi, Totò Riina, venendo a sapere poi dal carcere che Puccio stava complottando contro di loro e avrebbe voluto ucciderli entrambi quando uscito di galera. Con l'aiuto dei compagni di cella di Puccio, i fratelli Marchese di Corso dei Mille, nipoti di Filippo Marchese della Camera della Morte, uccisero sotto ordini di Totò Riina il Puccio e il mandamento passò a capo di Giuseppe Lucchese. Ha vissuto nell'ombra per 10 anni, spostandosi costantemente e non fidandosi nemmeno di se stesso. Lucchese aveva certe manie e un chiodo fisso, il pentito contorno. Odiava Contorno non solo perché era passato dalla parte dei pentiti, ma soprattutto perché Coriolano lo aveva a morte con quelli di Ciaculli, la cosca di cui Lucchese era diventato capo. Ha iniziato molto presto ad ammazzare, non aveva nemmeno la patente. I suoi omicidi sono stati raccontati nelle aule di tribunale da tutti i pentiti di mafia, come Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno, Vincenzo Sinagra, definendolo un killer spietato e freddo. Raccontano che quando doveva uccidere qualcuno si metteva in contatto telefonicamente con i killer che dovevano entrare in azione, fissando l'appuntamento al quale si presentava uccidendo e poi appariva nel nulla, come un fantasma. Il suo primo omicidio eccellente, quello di Stefano Bontade, dove diede, tramite una radiotrasmittente, il segnale che stava arrivando con la sua Giulietta, Fosse Bontade. Omicidio che siglò l'inizio della prima guerra di mafia. Da lì
fu inserito nel comando della squadra della morte, che ha firmato una lista di omicidi e agguati atroci. Prima la guerra contro i rivali mafiosi, poi la guerra contro lo Stato e insieme quella interna, dove eliminavano tutti gli alleati scomodi, come Filippo Marchese, Pino Greco Scarpuzzetta, Mario Prestifilippo, Vincenzo Puccio, fino alla strage di Bagheria, che per colpire il pentito Francesco Marino Mannoia, Mozzarella, Lucchiseddu uccise la madre, la zia e la sorella del pentito. Ma Lucchese, nella sua latitanza, aveva un punto debole. Claudia, una bella ragazza di 23 anni che sarebbe stata alla base della sua cattura, dopo le rivelazioni del pentito Francesco Marino Mannoia, che fornì questo indizio, e un altro preziosissimo indizio che diceva che Lucchese, per spostarsi, usava i documenti di suo cugino, che si chiamava Giuseppe Giuliano. Così gli agenti, sotto queste due piste, scovano la ragazza e nell'aprile del 1990, nella zona della Favorita di Palermo, viene arrestato il boss Giuseppe Lucchese, Lucchiseddu. Con il suo arresto, il mandamento di Ciaculli passa nelle mani di Brancaccio e a caveggiarlo c'è Giuseppe Graviano insieme al fratello Filippo Graviano. La storia e la cattura di Giuseppe Lucchese, c'è una scia di sangue che porta fine ai cadaveri eccellenti dei primi anni Ottanta, tra i tradimenti e le congiure degli uomini d'onore. C'è la solita Palermo, la città dove il super killer vive indisturbato in un'elegante palazzina di un quartiere residenziale. Palermo, la città dove era facile mimetizzarsi. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e lascia un bel like. Ti aspetto al prossimo video. Grazie.